Ciao a tutti, sono Giulia di Startup Geeks e oggi con me ho Marco Cortinovis, CEO e co-founder di Daily Internship. Ciao Marco. Ciao Giulia, piacere di essere qui con te oggi. Piacere nostro. Marco, ci vuoi raccontare inizialmente che cosa fa la startup così entriamo subito nel vivo? Assolutamente. Allora, Daily Internship è una social recruiting and talent discovery platform. Per spiegarlo in modo più semplice, aiutiamo gli studenti a identificare posizioni in linea con il loro profilo di internship in tutta Europa e lo facciamo con tre semplici click. Dall'altra parte aiutiamo le aziende in tutta Europa a identificare i migliori talenti. Lo facciamo grazie a tre elementi: il nostro algoritmo di matching, che va a combinare quelle che sono le caratteristiche e le preferenze degli studenti con cosa l'azienda sta cercando. Lo facciamo con un pool di offerte e talenti a carattere europeo e grazie alla nostra comunicazione social diamo un tocco particolare di engagement con la nostra community e permettiamo all'azienda di fare attività di employer branding e talent acquisition. Ok, perfetto. E come sei arrivato a creare la tua startup? Era stato un tuo bisogno quello di fare gli stessi? Assolutamente, assolutamente. È stato un mio bisogno che ho condiviso con gli altri tre co-founder, Virginia, Francesco e Gianmarco. Ci siamo ritrovati a Parigi un anno fa dopo aver fatto una business school francese. Il modello francese ti obbliga ogni anno ad alternare periodi accademici a periodi appunto di esperienze lavorative. E dopo cinque esperienze in media che abbiamo fatto ciascuno di noi, ci siamo resi conto che mancava un punto di riferimento. La ricerca era molto complessa, time consuming, le informazioni spesso non erano chiare e noi stessi stavamo cercando una piattaforma che permettesse a noi di andare a identificare più facilmente quelle che potevano essere le opportunità di internship che ci sono là fuori. Quindi, non avendola trovata, abbiamo provato a dare noi stessi una nostra risposta. L'abbiamo fatto con degli internship, l'abbiamo fatto inizialmente con una pagina Instagram in cui condividevamo le migliori offerte che individuavamo durante la settimana e da lì, infatti, anche il nome Daily Internship, ogni giorno mettevamo la migliore offerta. Il tutto è stato un crescendo. Ti volevo infatti proprio chiedere, quindi siete partiti testando il prodotto con una pagina su Instagram, dove voi quindi ogni giorno postavate un'offerta, l'offerta ve la mandavano, la trovavate voi, cioè come avveniva quel passaggio? Assolutamente. No, no, l'offerta la trovavamo noi. Noi diciamo abbiamo fatto proprio tutte le fasi del test del prodotto possibile. Cioè, siamo partiti proprio dal concetto, quindi una pagina Instagram che al di là di provare il fatto che gli studenti siano interessati a offerte di internship su scala europea, non provava molto altro. Pian piano poi ci siamo spostati, seguendo sempre quelle che erano indicazioni dei nostri utenti, a creare prima una piattaforma su Wix, poi a sviluppare un algoritmo molto basico attraverso un modello Excel, per poi arrivare a fare una piattaforma con un algoritmo molto più complesso che inizia a utilizzare concetti di artificial intelligence, per poi passare in futuro ad avere machine learning e a veramente a creare una piattaforma che sia in grado di dare del valore allo studente, che sia in grado di consigliarlo e che possa fare delle associazioni che normalmente una piattaforma di algoritmo basata su un algoritmo uno a uno non può fare. No. Ok, mi sono curiosa la fase, quindi inizialmente sei riuscito a farlo in bootstrapping, cioè immagino non aveva nessun costo la pagina Instagram, poi nel momento in cui avete dovuto iniziare a creare la piattaforma, l'avete fatta voi oppure avete avuto bisogno esterno in questo caso? Allora, guarda, nella prima fase di passaggio tra la pagina Instagram e il primo sito che abbiamo lanciato su Wix, non abbiamo avuto bisogno di nessuno. Abbiamo fatto totalmente in bootstrapping. Siamo partiti grazie a Francesco, che diciamo, è il nostro CMO ad oggi ed è quello che gli piace un pochino più smanettare con i siti. Lui si è studiato un po' come utilizzare al meglio la piattaforma, i tool che offriva Wix, e da lì siamo partiti. Siamo partiti proprio da neofiti totali, al massimo qualcosa di SQL, il linguaggio di programmazione più avanzato che conoscevamo, e da lì in poi siamo passati a coinvolgere una software house perché il limite, ovviamente, che ha una piattaforma come WordPress o Wix è quello che non ti lascia customizzare tutte le funzioni. A un certo punto la nostra necessità superava quello che il prodotto di base offriva, e quindi ci siamo rivolti poi a una software house a maggio dell'anno scorso, e da lì abbiamo tenuto in parallelo la nostra piattaforma fino a marzo di quest'anno e poi abbiamo fatto lo switch su una nuova piattaforma. Quindi il test è stato fatto proprio in totale bootstrapping spendendo qualcosa come 35 euro al mese, che era la combinazione di Wix
un Typeform con cui portavamo le candidature su un Google Sheet. Quindi proprio, diciamo, totale testing di base, quindi questo è un invito poi a tutti a provare veramente a fare i test più semplici possibili, che non serve grandi investimenti per iniziare. E dopo fare con più senno il passaggio successivo. E quindi a livello di numeri, adesso che come siete, Marco? Cioè, se ci puoi dare qualche numero. Assolutamente. Allora, noi consideriamo di aver finito la nostra fase di testing a marzo di quest'anno, quando abbiamo raccolto una community di 80.000 studenti in tutta Europa da oltre 800 università. Dall'altra parte abbiamo voluto replicare lo stesso test di interesse nel nostro tool con oltre 120 aziende partner. Con queste aziende quello che abbiamo fatto era cercare di capire effettivamente se il pool di candidati che noi eravamo in grado di portare poteva soddisfare quelle che erano le loro esigenze. Tengo a sottolineare che noi non siamo una talent acquisition platform, quindi noi non portiamo il candidato finale da assumere in azienda, come fanno ad esempio altre piattaforme, ma noi ci limitiamo a quella che è la talent discovery, quindi noi cerchiamo di creare il pool migliore di talenti per poi definire la shortlist e lasciare poi all'azienda la possibilità di intervistare i migliori. Per questo ci integriamo molto bene con quelle che sono poi attività di employer branding e la comunicazione tramite social network, che si addice molto a questa fase in cui noi operiamo all'interno dell'intero processo della talent acquisition. Quindi immagino anche che abbiate già all'attivo oppure in fase vari business model. Assolutamente. Allora, adesso ne abbiamo due. Noi ci consideriamo pre-revenue, non è totalmente corretto perché abbiamo testato anche la propensione a pagare delle nostre aziende. Dall'altra parte, dato il volume di fatturato ancora molto esiguo, il nostro è stato un test. È stato un test per andare a identificare due possibili modelli di business. Il primo, offriamo alle aziende la possibilità di pubblicare tramite la nostra piattaforma le loro posizioni, quindi stile job board, e di fare attività di promozione. Quindi noi lo definiamo questo un vero e proprio SaaS, perché l'azienda in totale autonomia si collega alla nostra piattaforma, crea il suo profilo, condivide le posizioni, ha la possibilità di segnalare laddove volesse fare attività di employer branding tramite la piattaforma la necessità, e poi noi procediamo a offrire appunto lo strumento per attrarre talenti. Dall'altra parte abbiamo un secondo modello di business che riguarda invece le università. Con le università applichiamo una logica un po' diversa. Li aiutiamo a promuovere quelli che sono i loro programmi di studio, principalmente master e summer school, e lo facciamo attraverso due strumenti. Uno è il Tap in Our Community, che è quindi utilizzare la nostra community per proporre al programmi di studio alternativi o successivi al loro percorso. Dall'altra parte invece andiamo a utilizzare quelli che sono i nostri cluster, e quindi che sono più ottimizzati per il target di studenti che abbiamo, li andiamo a combinare con quelle che sono le necessità dell'università, e andiamo a rendere sostanzialmente le loro campagne più efficienti di quelle che possono avere con un'agenzia esterna. Ok, allora sono venute un po' di domande in questo. Quindi lo studente ad oggi è gratuito, il servizio? Assolutamente, il servizio per lo studente è totalmente gratuito. Siamo passati anche noi, fino a dicembre 2018 eravamo tutti noi studenti, e abbiamo identificato il fatto che per lo studente questo servizio deve rimanere gratuito. Noi siamo assolutamente student centric e abbiamo costruito questa piattaforma per studenti da studenti, quindi per noi questo è fondamentale e rimarrà così. Ok, perfetto. E quando avevate ancora Wix, riuscivate a dare già tutti questi servizi alle aziende, all'università? In maniera molto basica, sì, allo studente aveva, diciamo, la possibilità di trovare oltre 800 offerte attive al mese. Noi facevamo crawling di quelle che erano le migliori opportunità attraverso vari career platform di aziende top che noi avevamo identificato. Abbiamo identificato una lista di 1200 aziende, nel mondo, e andavamo a settimanalmente identificare le migliori offerte che avevano e le portavamo sulla nostra piattaforma. Quindi in maniera molto basica il servizio era lo stesso. Non c'erano così tanti filtri come ci sono ad oggi, e non c'era un algoritmo che andava a suggerirti quello che potevano essere le offerte simili a quelle a cui tu avevi già manifestato interesse. Questo non c'era. Però dall'altra parte c'era comunque un sistema di notifiche, quindi quello che ci trovavamo a fare settimanalmente era creare delle vere e proprie newsletter per settore, in cui con MailChimp le popolavamo manualmente a manella tutti i weekend. Poi abbiamo fatto questo per 58 settimane. Dopodiché, fortunatamente, con l'avvento della nuova piattaforma, questo è stato interamente automatizzato, e le newsletter non sono più solo per settore, ma vanno a matchare cinque variabili che sono
ancora nuovamente il settore, la posizione, la starting date, le lingue e i mesi di disponibilità dello studente. Quindi le offerte che arrivano sono molto più customizzate. Inoltre, adesso abbiamo un concetto di instant matching, per cui nel momento in cui un'azienda carica un'offerta che è in linea con le caratteristiche che ha Giulia, verrà immediatamente notificata e tutto questo può essere poi personalizzato dallo studente in base a quelle che sono le sue preferenze e le caratteristiche. Lo può fare tutto tramite la piattaforma. Sarebbe stato utile veramente gli anni dell'università. E Marco, una curiosità. Quindi avete quindi, tre persone, insomma, andate a rivolgervi a tre diverse persone, quindi con tutto quello che comporta anche delle difficoltà, immagino. Gli Assolutamente. studenti come li reclutate? E le aziende e le università, cioè in che modi? Offline, online? Solo così, se puoi darci qualche dato. Assolutamente. Allora, io definirei O2O, cioè online to offline. Noi siamo partiti dall'online, assolutamente, quindi abbiamo iniziato con una pagina Instagram, come avevo detto all'inizio. Lì ingaggiavamo i primi studenti ed è lì che abbiamo riscontrato la manifestazione principale di interesse da parte loro. Dopodiché ci siamo resi conto che però lo studente molto spesso ha bisogno di un punto di riferimento e per scalare, essere semplicemente online o si fanno campagne di advertising e user acquisition molto massive, qui però era richiesto del capitale che inizialmente non avevamo. Allora siamo passati ad attività offline e con gli studenti abbiamo fatto due cose diverse. Abbiamo prima costruito un programma di ambassador che ad oggi conta oltre 70 ragazzi da più di 12 nazionalità e 40 atenei in tutta Europa e questi ci aiutano a promuovere quello che è il nostro brand, quello che è il servizio che offriamo e ci permettono di ingaggiare nuovi studenti all'interno di quello che può essere la loro cerchia di amici, conoscenti e compagni di università. Dall'altra parte abbiamo invece un programma più long term, e dico long term perché solitamente un ambassador resta con noi circa 6 mesi, perché deve essere un'esperienza di valore aggiunto anche per lui, però deve essere, non deve essere un lavoro, deve essere appunto un'occasione per esporsi. Dall'altra parte abbiamo invece un programma di Association Alliance che abbiamo costituito anche circa 8 mesi fa e il nostro obiettivo con questa università è quello di andare a creare partnership di lungo periodo con cui noi facilitiamo la connessione con i nostri partner aziendali e quindi andiamo a creare opportunità che creano valore aggiunto per la community che, a cui le associazioni si rivolgono e dall'altra parte permettono a noi di entrare in contatto con dei punti di riferimento molto importanti all'interno dell'università che sono solitamente le associazioni più conosciute e che hanno appunto una reputazione e un ruolo all'interno dell'università. E quindi per poi farvi aiutare nel portare l'università nella piattaforma. Assolutamente, loro sono il primo punto di contatto molto spesso con le università e quindi questo ci aiuta, date le logiche di relazione che ci sono tra questi club e l'università, è sicuramente un ottimo primo punto di contatto. Dall'altra parte con l'università facciamo anche chiamate col calling, quindi recuperiamo quelli che sono i contatti delle persone di riferimento all'interno dell'università e con questo cerchiamo di fissare degli appuntamenti dai quali poi generano solitamente le partnership che vanno su due linee separate. Prima avevo menzionato la parte di advertising, che è una parte diciamo a pagamento, specialmente per università private che hanno un modello di business basato proprio sugli studenti che gli anni successivi andranno ad iscriversi ai loro corsi. Dall'altra parte invece abbiamo un modello solitamente o per le università pubbliche, ma che offriamo anche gratuitamente alle università private, ovvero un'estensione del loro career platform, solitamente concentrato su un'area regionale o per field, quindi è una forte expertise che è quella da cui l'università ne trae il nome e la diciamo celebrità, e quindi solitamente le offerte e il network di aziende riguardano questi due ambiti. Dall'altra parte, noi quello che offriamo invece sono 11 settori e oltre 40 agenzie. E invece la tua azienda è difficile farla entrare nel progetto? Come sono? Cioè, avete trovato degli escamotage per facilitare il tutto? Allora, inizialmente siamo partiti da quello che è il nostro network e le aziende con cui abbiamo collaborato, quindi collaborato, fatto esperienze di internship oppure avevamo ingaggiato negli anni precedenti. Tengo a sottolineare che solo noi quattro abbiamo mandato più di 800 application in 3 anni, quindi un po' di contatti HR ce li eravamo già fatti. Quindi siamo partiti da lì. Dopodiché, circa un 20% delle aziende che collaborano con noi oggi sono arrivate, ci hanno provato. Quindi perché qualcun altro ci aveva introdotto, quindi abbiamo notato una certa
propensione alla referral da parte o dei nostri ambassador o da studenti che avevano trovato l'internship tramite la nostra piattaforma, anche non con nostre partner companies, quindi loro si facevano promotori del nostro brand. E poi abbiamo due strategie per la user acquisition lato company. La prima è cold calling, come avevo menzionato prima, per l'università, quindi noi ci recuperiamo i contatti, scriviamo su LinkedIn e devo dire che abbiamo un ottimo tasso di risposta, circa il 70% delle persone che contattiamo ci rispondono e un 40% poi convertono, quindi è lato demo version. E quindi questo è già, stiamo già raggiungendo degli ottimi risultati. Dall'altra parte adesso stiamo cercando dei partner strategici. Per aziende più piccole abbiamo iniziato con delle collaborazioni con incubatori o acceleratori in modo tale da poter offrire la nostra offerta a un più ampio panorama di aziende. Dall'altra parte invece con aziende più grandi stiamo cercando adesso dei partner strategici. Purtroppo non posso fare nomi al momento di questi partner, però sono partner che già operano all'interno del mondo HR e hanno, diciamo, un'expertise pluriennale e un network che già copre a carattere internazionale tutte le top companies. Quindi con loro stiamo cercando di capire come il nostro servizio si può incastrare nella loro offerta per l'immagine che abbiamo e per il linguaggio che utilizziamo per comunicare con gli Young Talents. Grazie Marco, è stato molto preciso, molto, molto utile. Volevo chiederti magari un'ultima domanda, se hai qualche consiglio da dare ai ragazzi che si stanno per lanciare in una nuova startup o se c'è qualcosa che ti ha sorpreso anche del fare startup che non ti aspettavi, insomma qualche difficoltà che non ti aspettavi o qualche bellezza, qualcosa di positivo anche. Ok, allora parto con che cosa mi è piaciuto e perché ho deciso di intraprendere questo percorso. Avere qualcosa di tuo è sempre qualcosa di unico, cioè non c'è lavoro pazzesco che puoi avere là fuori, ce ne sono tanti, molto molto belli, ne ho fatti tre in particolare che mi sono piaciuti molto, ma avere qualcosa di tuo è pazzesco, cioè è qualcosa che senti dentro, è qualcosa che la notte ti tiene sveglio, la mattina ti fa alzare con una carica unica, quindi è proprio un vibes che hai con cui vivi. Quindi questa è stata la prima cosa che trovo di estremamente positivo. Il secondo, avere delle persone che lavorano con te, che condividono un progetto che è nato probabilmente a te, ma che lo vedi crescere grazie anche alle persone che hai scelto con cui hai scelto di condividere il percorso. Quindi questo è un altro aspetto pazzesco e dà grandissime soddisfazioni. Poi arrivando al tema ovvero delle soddisfazioni, ti rendi conto che quando hai un happy customer che ti contatta e ti dice grazie per quello che stai facendo, che sia uno studente che ti dice ho trovato un internship tramite la tua piattaforma, bravi ragazzi, continuate così, era quello che aspettavo da tanto tempo, soddisfazioni uniche. E poi vedere un cliente che paga per il tuo servizio, allora lì si chiude il cerchio perché dici ok, effettivamente quello che sto facendo ha un valore. Molto spesso appunto ci misuriamo il valore in termini monetari, però è comunque un indice per dire che quello che stai facendo effettivamente ha un impatto. Qui mi muovo all'altro punto che mi avevi detto, cioè che cosa mi motiva e che cosa ho trovato di estremamente positivo oltre a questi tre elementi, cioè la possibilità di avere un impatto sulle vite di altri ragazzi, di semplificarle, di evitare di perdere tempo in attività che hanno poco valore aggiunto e di concentrarsi su invece quello che è la possibilità di arricchire le loro esperienze, di fare altre attività e di andare direttamente nella direzione giusta. Quindi questo è sicuramente qualcosa che mi motiva estremamente tanto. Le difficoltà sono tantissime, ovviamente quando fai impresa non si può prescindere dalle difficoltà, ci sono tutti i giorni, ma è una cosa con cui impari a convivere. Ed è anche la parte stimolante, se vogliamo. Dall'altra parte, quando hai una difficoltà, una challenge, devi trovare una soluzione e sei tu che porti la soluzione. Questo è pazzesco, è proprio da una carica unica. Dall'altra parte, ovviamente, non avere un punto di riferimento come potresti avere in un'azienda crea a volte dei senti solo, cioè stai lavorando da solo, non hai magari il manager. Il managing director che ti può dare una dritta, e quindi per questo noi siamo appoggiati poi a persone terze, il nostro advisory board. Consiglio finale: fate, 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 fate. Per molto spesso
ci si ritrova a dire: ok, ho un'idea molto bella, sono tantissime idee belle là fuori, tantissime. Il problema poi molto spesso è l'execution. Non inizio a fare questa attività perché vedo solo tantissimi problemi. Mi limito a fare tutti gli studi di mercato possibili e immaginabili, ma non mi addentro a fare quell'attività lì perché mi richiederebbe uno sforzo. È chiaro, ci sono delle rinunce da fare, no, non sono qui a dire che non ci siano, ma danno delle soddisfazioni pazzesche e molto spesso non si inizia a fare. Quindi, prima cosa, learning by doing, davvero, si passa da lì e poi se va bene, meglio, se va male, sono imparato sicuramente un sacco di cose. Quindi, questa è la parte più bella di fare impresa. Grazie Marco, sei bello carico, vedo, continua così. Un grande in bocca al lupo, grazie ancora per i consigli e insomma, per quello che ci hai raccontato. Grazie, a presto, tienici aggiornati. Assolutamente, sarà fatto. Ciao Giulia, grazie a tutti. Ciao ciao.